È presentato da Concorso VIT ti premia. Mida Sport. Moda e sport sempre al top. Ad Arzano, Pozzuoli, Pompei e Avellino. Nuovo appuntamento con Supersport 21, il Napoli è partito per Bologna, ma si gioca la partita più importante in Sardegna perché è in corso il vertice decisivo per Victor Osimhen con il DS Giuntoli. Allora vi chiediamo, Osimhen, manca l'ufficialità, secondo voi è un giocatore da Napoli? Potete scriverci sulla nostra pagina Instagram, quella ufficiale di Canale 21, oppure potete chiamare lo 081 630 999, staremo un'ora insieme a parlare di mercato, ma del Napoli soprattutto, in compagnia, dobbiamo stare un'ora insieme al nostro Umberto Chiariello. Ciao Umberto. Ciao Manuel, buon caffè a tutti. Buon caffè a te Umberto. Allora, Osimhen sempre più vicino, allora ascoltiamo cosa ci racconta Claudio Caffarelli e poi torniamo in studio. Pretattica tradizionale nella conferenza stampa per presentare il rinnovo a Castel di Sangro, ma ora c'è la decisa accelerata per chiudere l'affare. Victor Osimhen è sempre più vicino al Napoli, incontro al largo di Olbia per risolvere gli ultimi dettagli. Si lavora sulle commissioni che spetteranno ai nuovi agenti e sul salario della punta nigeriana, circa 5 milioni lordi. Nel frattempo il giornale francese L'Equipe ha svelato anche le cifre di questo importante acquisto. Si parla di ben 81 milioni di euro, ma solo se nell'affare rientrasse anche un AS, valutato 30 milioni, altrimenti ci si muoverebbe sui 50-55 milioni di euro. L'ok definitivo del calciatore sarebbe arrivato venerdì, entro giovedì si chiude tutto. In questo giro potrebbe rientrare anche Gabriel Magalhães. Sul difensore brasiliano adesso c'è anche l'Arsenal, ma il Napoli continua ad essere in vantaggio. Prezzo intorno ai 20-25 milioni, affare complessivo con Osimhen di circa 100 milioni di euro, ma per chiudere anche Gabriel bisogna prima conoscere il destino di Koulibaly. Il numero 26 azzurro è tornato ai suoi livelli e sta prendendo nuovamente la squadra per mano. Adesso l'addio a fine stagione non è più così scontato. Stesso discorso per Fabian, con Barcellona e Real Madrid sempre più defilati nella corsa all'ex Betis. Si lavora così al rinnovo con il Napoli. L'obiettivo è allungare l'accordo fino al 2025. Allora, Umberto, ti faccio la domanda che abbiamo posto ai nostri telespettatori. Victor Osimhen, siamo veramente addirittura d'arrivo per questa trattativa che è iniziata circa 2 mesi fa e potrebbe essere, diciamo, oggi, tra oggi e domani, potrebbe esserci questo accordo totale, questa ufficialità. Allora, ti chiedo innanzitutto, Umberto, secondo te, ne abbiamo già parlato, è un giocatore da Napoli, secondo te? È una domanda alla quale non si può rispondere, perché non abbiamo nessuna certezza quando si tratta di un ragazzo che compirà solamente a dicembre 22 anni e che ha pochissimo calcio giocato alle spalle. Non parliamo di un Mbappé, di un giocatore già affermato, ovviamente costerebbe altre cifre. Non parliamo di gente che ha già 4-5 campionati importanti alle spalle, parliamo di un prospetto importante, molto importante, con credenziali ottime. Chiunque abbia visto un filmato di Osimhen ruba l'occhio, ha fatto una grossa stagione a Lille finché hanno giocato, però l'investimento è talmente grande da parte del Napoli, è talmente importante, che se davvero questo ragazzo che viene apostrofato e designato come il nuovo Drogba davvero si dovesse rivelare un calciatore di quel livello, il Napoli ha fatto bingo. Meglio non sbilanciarsi, Umberto, perché ci siamo sbilanciati molto probabilmente quando è arrivato. A me piace, allora ti dico la verità, a me piace. A me ricorda Cavani. Come piaceva Lozano, e continuo a pensare che Lozano sia un ottimo calciatore e che si intravedono delle qualità enormi che non vengono sfruttate a dovere, sul quale continuo a essere perplesso. Tutti hanno avuto una possibilità tranne lui, ma non so perché. Però, detto questo, come vedi, Lozano, che aveva più esperienza di lui, che era già un eroe nazionale, che qua, che là, che sopra, che sotto,
alla fine quest'anno certamente l'investimento fatto non ha prodotto quello che ci si aspettasse da lui, e ci si aspettava da lui un salto di qualità del Napoli. Ora lascia perdere Ancelotti, che l'ha impiegato centravanti, non l'ha mai fatto giocare, tu possiamo parlare fino all'infinito. Lozano non ha reso. Se va via rimarrà come una grande incompiuta, se rimane dovrà guadagnarsi un posto, perché oggi non si sa dove schierarlo, visto che Insigne è intoccabile, dall'altra parte non lo vede Gattuso. Mentre Osimhen è un centravanti che dovrà dividersi il posto con Mertens e probabilmente lo stesso Petagna. È un investimento su un giocatore che sembra fortissimo, e noi ci dobbiamo solo augurare che abbia visto però, giusto. Però dico la verità, l'altro non può fare. Dico la verità, Petagna a questo punto che senso ha aver preso Petagna? Anche perché devi avere Petagna, no, dico, Petagna è arrivato forse, mi pare, prima che arrivasse Gattuso. Cioè è stato preso prima che arrivasse Gattuso. A parte che a Gattuso Petagna è sempre piaciuto. A parte che Petagna nasce nelle giovanili del Milan, nell'epoca Gattuso, ed era la punta di diamante di quella primavera. Io non credo che il Napoli possa giocare con un centravanti e mezzo, due. Mertens ha già compiuto 33 anni. Mertens può anche dividersi la fascia sinistra con Insigne, mandando via Younes, perché in qualche occasione può spostarsi anche a sinistra. In certi casi può fare anche la seconda punta quando serve. Quindi due centravanti di ruolo per me ci vogliono. E poiché Osimhen è ancora un punto interrogativo, un giocatore di sicuro rendimento e che ha delle caratteristiche tattiche e tecniche diverse dagli altri serve. Se si vuol vincere bisogna avere tutti i ruoli coperti. Guarda la Lazio, per non avere una punta in più ha fallito il campionato, perché nel momento in cui Immobile ha avuto problemi, Caicedo era assente, non aveva chi far giocare lì davanti, e per un asino di pepe ha perso uno scudetto. Quindi per me Petagna deve stare nella rosa. Vanno via Milik e Llorente, entrano Osimhen e Petagna. Andiamo al telefono, c'è Enzo da Napoli. Ciao Enzo, benvenuto a Supersport 21. Buonasera ragazzi, buonasera a voi, grazie. Forza Napoli sempre. Sono contento di aver preso la linea e di poter parlare, fare una domanda al dottor Cariello, che per me è un eccezionale professionista, molto acuto e molto attento. A lui chiedo l'autorevole parere sul feeling tra ADL e Gattuso. Lo ascolto con molto interesse. Grazie e buona serata. Io non voglio farmi debiti con la bocca, perché ho imparato purtroppo anche a mie spese che nel calcio qualsiasi affermazione può essere smentita un secondo dopo. A volte il povero telecronista gli succede di dire questo giocatore non ha toccato palla, tempo 10 secondi, fa gol e fa pure la doppietta, e lui ci fa una figuraccia bambina. Io però penso che, essendo Gattuso uomo di pancia ed essendo De Laurentiis uomo di pancia, siano fatti per stare insieme. Rea era un uomo che veniva da un'altra parte del pianeta, cioè è un friulano, è un uomo freddo, serio, tetragono. Benitez e Ancelotti non erano fatti per De Laurentiis, perché due grandi signori del calcio, ma con poco mordenti. Ad Ancelotti e De Laurentiis vuole gente che mangia la terra. Sarri e Mazzarri erano uomini che piacevano a De Laurentiis, però per erano ambiziosi, ma carattere, ma no, non è, al di là dell'ambizione ce l'hanno tutti, perché Gattuso c'ha più ambizione, certo, però, di tutti e due mesi. Hai ascoltato le parole del presidente? No, sono ieri ha detto due parole importanti. Ha detto che Gattuso lo vede come un uomo appagato, sia da un punto di vista professionale e anche da un punto di vista economico. Non è una dichiarazione da poco, Umberto, questa. Molto probabilmente. Sì, ma ha anche detto che uno che ha voglia di fare l'impossibile, cioè ha anche detto che lo vede uno con una voglia di vincere clamorosa. Cioè, il discorso qual è? Quella ce l'hanno tutti. I toscani sono difficili da gestire, ed è una storia di tutti i toscani. Dimmi un solo toscano che sia dolce di sale.
Gattuso è un uomo del sud, è uno che magari con De Laurentiis finisce pure ammazzato nel segreto di una stanza, perché i due si acchiappano faccia a faccia, ma quei due sono fatti per intendersi, secondo me staranno insieme vari anni. Poi ripeto, posso essere smentito domani mattina, quindi evitiamo. Vabbè, di almeno due anni sicuro, perché i matrimoni, allora, con De Laurentiis durano almeno due anni, due barra tre anni. Manuel, tu c'hai ormai tanti anni di lavoro sulle spalle, anche se sembri un ragazzino beato a te, per sapere che sono sempre i risultati che determinano le panchine. Perché se non fa risultato non lo salva manco il Padre Eterno, Gattuso. Però, diciamo che se fa bene può stare anche 2, 3, 4 anni, chissà. Ecco, ti volevo anche far ragionare, ecco, anche rispondere, no? Rispetto alla dichiarazione importante ieri del Presidente, che ha definito... No, il percorso con Ancelotti prima ha detto che l'avrebbe terminato qualche tempo fa, l'avrebbe terminato il rapporto già al primo anno, e poi ieri è andato ancora più giù duro perché lo ha definito un incidente ancelottiano, cioè una cosa abbastanza significativa, no? E poi quasi un segno del destino, perché poi al compleanno dei 60 anni di Ancelotti ha incontrato Gattuso. Però chi era, secondo te, poteva essere l'allenatore? No, considerato che il Presidente ci aveva fatto un pensierino di mandar via Ancelotti, lo ha dichiarato. Poi ha incontrato Gattuso alla festa di Ancelotti. Chissà chi poteva essere l'allenatore del Napoli nei Gasperini. Poteva essere Gasperini, perché No. Ti dico io chi era l'allenatore a cui stava pensando il Napoli, e te lo dico perché ho degli elementi per dirtelo. Vediamo. Il Napoli stava pensando a Juric, seriamente. Se Gattuso non avesse sterzato in maniera positiva, e ricordo il trend negativo di Gattuso iniziale, 4 sconfitte in 5 partite, Napoli 11esimo, sembrava una slavina, addirittura si è paventato che il Napoli potesse essere invischiato nella parte bassa della classifica, non dimentichiamole queste cose. All'epoca stava molto in auge Juric, il Napoli stava guardando con molta attenzione che è il figlio prediletto di Gasperini, perché Gasperini gli aveva detto di no. Esatto, io ti dicevo no prima, dopo il primo anno, quando De Laurentiis ha dichiarato che stava pensando di cambiare Ancelotti, no? Quindi aveva pensato a Gasperini. Pensiero anche dopo Mazzari. No, dico, aveva pensato a Gasperini. Ma Gasperini è un pensiero di De Laurentiis, mica di oggi. Ti ricordi che lo tenne... Cioè, lui ancora dice che c'è il contratto firmato da Gasperini chiuso nel cassetto. Ma lo ha contattato Gasperini, però. Questa è verità. Gasperini, secondo me, gli ha detto di no, perché non intende muoversi da Bergamo, si muoverebbe solamente se lo chiamasse la Juve, che casa di Gasperini è casa Juve. Gasperini nasce alla Juve. Andiamo credo da... che sia l'unica società per la quale si muoverebbe. Andiamo al telefono da uno che si chiama Gennaro. Gennaro da Napoli. Ciao, Gennaro. Ah, non da Pordenone. No. Telespettatori. Volevo collegarmi un attimo al discorso del mister. Per quanto concerne Gattuso, secondo il mio modesto parere, ha avuto un merito straordinario, cioè quello di farsi amare, di entrare in quel spogliatoio, in quel determinato momento storico, non avendo forza contrattuale. E questo significa essere un uomo vero. Tolto il discorso allenatore, tolto il discorso Osimhen, voglio per dire anche i vari Amsi, Clavezzi e Cavani, quando vennero qua erano i signor nessuni, adesso sono stati e sono tuttora top a livello mondiale. Io vorrei chiedere a proposito al dottor Chiarillo, per quanto concerne la batteria degli esterni, un signor Politano, per amor di Dio, senza nulla togliere al ragazzo, ma è più meritevole di restare in questo Napoli rispetto a un Lozano o a uno Younes? È un'ultima cosa veloce. C'è la triade dell'Udinese, che non me ne volete male, io sono innamorato, Fofanà, De Paul e Lasagna. Sono girati per un po' di tempo in orbita Napoli. Un pensierino almeno per uno dei tre, forse un Fofanà per sostituire Allan. Vi ringrazio e vi ascolto per televisione. Grazie, grazie Gennaro. Belle domande, no Umberto? Politano. Io devo fare i complimenti a Gennaro per l'acutezza della sua osservazione su Gattuso, perché lui ha detto una cosa straordinaria. Ed è anche un editoriale mio di fine anno, quando il Napoli andava malissimo, che ancora me lo girano sul web quasi per rinfacciarmelo, quando io dissi: ma che progetto c'ha il Napoli? Ha un allenatore a scadenza di 6 mesi, non gli rinnoveranno il contratto se continua così, perché il Napoli poteva rescindere entro i 6 mesi, ricordiamocelo. Il Napoli non sta dichiarando cosa vuole fare, poi a gennaio
incredibilmente pronti via, il Napoli fa 5 acquisti e dimostra la volontà di cambiare pagina, lo dimostra coi fatti, e Gattuso si è guadagnato la fiducia di tutti pur non avendo nessun potere contrattuale, se l'è guadagnato sul campo, straordinario, punto 1, ha ragione Gennaro. Punto 2, Politano, ha ragione anche su questo, sì. Le perplessità su Politano sono tante. Questo ragazzo bisogna dargli il tempo, ma non sembra l'uomo giusto per il Napoli. Poi ripeto, sempre giudizi che vanno circoscritti nel tempo, perché poi può esplodere e fare benissimo. Ma abbiamo speso 25 milioni per Verdi, 25 milioni per Politano, ma l'ombra del sostituto di Callejon non si vede proprio. Perché non provare a vedere Lozano se può adattarsi a fare l'ala destra che faceva l'anno scorso al PSV Eindhoven? È una domanda che mi pongo. Terzo del trio udinese, Fofanà, te lo dico in napoletano, forza straripante, ma è sceme yoke. Sai che vuol dire? Che è un cavallo pazzo, che non ha capacità tattica, è un giocatore non inquadrabile. A me non piace, perché i giocatori poco intelligenti calcisticamente non mi piacciono. Lasagna è velocissimo, ma non è un centravanti, è un esterno d'attacco che a Napoli non serve. Invece per De Paul farei carte false, per me è uno dei 4-5 giocatori più forti del campionato italiano, quello lo prenderei domani mattina. Allora torniamo a parlare di Osimhen, perché chi lo ha, chi lo conosce e soprattutto lo ha trattato, perché è stato Walter Sabatini al Bologna, perché dice andate a prenderlo, Osimhen vale la pena, più forte di Cavani, dice beh Cavani aveva un carattere particolare, ma Osimhen è leggiato, alla profondità di Chiesa, grandi tecniche, sarebbe un grande acquisto. Di corsa, di corsa. Profondità di corsa, grandi tecniche, sarebbe un grande acquisto ed un mio grande rammarico. L'anno scorso ero tra le... ero sulle sue tracce, ma non avevo la forza per acquisirlo per il Bologna. Era un'operazione incongrua e poi troppo impegnativa, ma era un giocatore da prendere. Se il Napoli ha chiuso, faccio i migliori auguri, è un grande acquisto. Detto da Sabatini, che è un grande scopritore di talenti, c'è da credergli, insomma. Detto da Sabatini, c'è da giurarci, no, Umberto? Appunto, ma io ti dico di più. Ora non mi ricordo il nome, ma il mio solito Sergio Giordano mi è andato a pescare, non so come abbia fatto, il preparatore dei portieri della Nigeria, che è un italiano, e giocava nella Salernitana, un cristone di 1,91 m, basta vedere, nell'anno di Tobia, era lui il titolare. La sera andò male, lui fece un solo anno, però oggi questo, dopo aver allenato i portieri del Chievo, se non mi sbaglio, e del Bologna, insomma allenato anche in Italia, ora allena i portieri della Nigeria. E quindi ha visto Osimhen dal vivo, perché sta con la nazionale nigeriana. E lui mi ha detto, guardate, lo dovete prendere di corsa, perché è fortissimo, ha carattere, ha tecnica, fisico, ha tutto. Nuovo Drogba, perché no? Lo può diventare senz'altro. È veramente forte. Lo dice uno che lavora nella nazionale nigeriana e non ha nessun interesse personale, e mi ha detto, guarda, ti giuro che è fortissimo. Mi fido. Ma secondo te che tipo di operazione è? Perché ti faccio leggere anche questo interessante articolo di calcionapoli24.it, perché dice il colpo Osimhen è finanziato da Sassuolo, Cagliari, Parma e Torino, dunque l'ennesimo capolavoro costruito in silenzio da Giuntoli. Perché? Perché sostanzialmente nel dettaglio andiamo a leggere, no? Lo scorso esercizio economico, la formula del prestito con obbligo di riscatto, in queste operazioni rientrano appunto nel dettaglio Chiricash al Sassuolo per 11 milioni, Verdi al Torino per 21, Rog al Cagliari 13 milioni ed infine Sepe, Grassi ed Inglese per un totale di 29 milioni al Parma. Dunque è chiaro che il Napoli sta attingendo dalle casse, no, questi utili che ha ottenuto per arrivare a questo acquisto, no? Senza togliere al fatto che il Napoli dovrà cedere ovviamente Arkadiusz Milik, che sappiamo bene la richiesta di De Laurentiis che si aggira intorno ai 40 minimo barra 50 milioni, salvo delle contropartite tecniche che potranno essere, diciamo, di gradimento del Napoli. Umberto. Innanzitutto il portiere di cui parlavo,
che oggi ha 65 anni, e Enrico Pionetti. Ho parlato con Enrico Pionetti, che oggi allena i portieri della Nigeria dopo aver portiere della Nizza. No, dico, era il portiere della Cremonese. Era il portiere della Salernitana. Anche della Cremonese. Da tanto via. No, ha giocato a Sinzia Cremonese, Cremonese. Bravo. No, io dico che ha allenato i portieri del Nizza e ha allenato anche quello lì messicano, Ochoa, che il Napoli voleva aveva comprare, trattato, sì. Poi ha allenato i portieri del Bologna, della Iaccio, dove ha avuto appunto Ochoa. Ha giocato anche nel Lecce, nel Lecce pure. Vabbè, tu sei tu le figure Panini, sei uno dei massimi esperti, te li ricordi tutti, te li ricordi. Sì, è lui, Pionetti. Lo ricordo. Ok, guarda che l'operazione finanziariamente è brillante, ti spiego perché. Il Napoli lo paga 81 milioni sulla carta, ma dà per 30 milioni un as. Con questo, ormai, come ha insegnato la Juve a tutti, il gioco delle plusvalenze è brillantissimo. Il Napoli con 30 milioni, un as, fa una plusvalenza mostruosa, perché lo ha quasi già del tutto ammortizzato, e quindi sui 30 milioni, mo non mi ricordo quanto residua, ma 20-25 milioni di plusvalenza ci sono tutti. Lo paga effettivamente 51, però a bilancio mette 81 milioni, solo il 40% per il primo anno però. Nel Napoli nel frattempo, con la plusvalenza di un as, e con la vendita di Milik, fa utili, perché i 40 milioni che vende Milik vanno tutti a bilancio di quest'anno, i 20 milioni di plusvalenza vanno tutti a bilancio di quest'anno, e quindi c'è un più di 60. Degli 80 di acquisto di Osimhen, 4x8 32, cioè come segno meno c'ha 32. Guarda che un'operazione che costa tanto, alla fine porta 60 in attivo e 32 al passivo. È, come sempre, molto brillante. Telefono Antonio da Crispano. Ciao Antonio, benvenuto a Supersport. Abbassa il volume, Antonio, per favore. Buonasera. Sì, prego. Pronto? Devi abbassare il volume della televisione, Antonio. Antonio, ci devi sentire solo col telefono, la televisione la devi spegnere proprio. Vai, parla. Buonasera. Buonasera. Allora, io volevo sapere una cosa. Siccome che sento dire che l'Atalanta può vincere anche la Champions, ma perché non la può vincere nemmeno il Napoli? Si parla solo dell'Atalanta, dell'Atalanta, dell'Atalanta. È un po' più complicato. Antonio, te lo spiego subito perché. Perché l'Atalanta è già qualificata ai quarti. Il Napoli, per qualificarsi ai quarti, deve andare a vincere a Barcellona, che è un'impresa clamorosa. E il Napoli non può andare a vincere a Barcellona. E deve andare a vincere a Barcellona. Poi gioca col Paris Saint Germain, che non gioca da quanto? Seconda cosa, l'Atalanta c'ha un'autostrada davanti a sé, perché è capitata nel lato debole della Champions. Cioè tutte squadre che per un motivo o per un altro sono abbordabili. Paris Saint Germain, squadra di campioni, che sta ferma da 4 mesi. L'Atletico Madrid, che non è una stella internazionale di prima grandezza, e quindi potrebbe arrivare fino alla finale. Il Napoli deve battere il Barcellona, il Bayern Monaco, il Manchester City o la Juventus per poi arrivare in finale. E insomma, diciamo che l'Atalanta ha più possibilità del Napoli. Ecco. Chiaro? Però l'Atalanta, che gioco con il Paris Saint Germain, non è che gioco con una squadra di Serie C. Ma non è favorita, infatti favorita. Ah, il Paris Saint Germain non è favorito. No, l'Atalanta non è favorita. No, dico, l'Atalanta non è favorita, ecco. Però c'è il vantaggio che il Paris Saint Germain non gioca da tanto tempo. Noi volevamo una cosa sola, che il Napoli passasse il turno e dovrebbe vendere la Juve alla seconda volta, così la facciamo fuori un'altra volta. In semifinale c'è questa possibilità. No, in teoria c'è la possibilità di vedere in semifinale Juve Napoli. Voglio fare una domanda al dottor Chiariello, posso fare? Prego. Prego. Allora, dottor Chiariello, io siccome che alle volte mi vedo un po' il bello del calcio. No! Sono più di una volta che non lo vedo più. Di Campagna Sport, di Super Sport. No, no, solo questo. Andate di là. Perché c'è andato quel fedele che è in fedele. No, non ci siamo capiti. Io non ho capito. Qui non si parla del bello del calcio. E non si può chiamare l'altro volta. La domanda non si può fare. Andiamo avanti. Va bene, comunque un augurio e forza Napoli. Sempre, sempre. E allora, noi ci fermiamo. Ma non è che non se ne può parlare, perché non è giusto che
che non può replicare poi chi viene coinvolto. Questo è il motivo. E allora noi ci fermiamo, Umberto, perché torniamo tra poco, continuiamo a parlare di mercato, ma anche di Bologna-Napoli, il prossimo appuntamento di domani sera dall'Ara. Ci fermiamo, ma restate con noi, a tra poco. Sei un appassionato di sfide? Partecipa al grande concorso Vit ti premia, quest'anno ancora più adrenalinico e premiante. Compra Vit Salva Spesa, Vit Mister 500 e i tovaglioli Vit Super Boom. Puoi vincere ogni settimana un buono dal valore di 500 euro e una vittoriosa auto ibrida in estrazione finale. Cosa aspetti? Accetta la sfida e partecipa al concorso Vit ti premia. Regolamento completo sul sito www.vit-tipremia.it. I prodotti dei migliori marchi, pensati e scelti per te, puoi trovarli da Midasport. Moda casual e attrezzatura sportiva, tecnica e di qualità, selezionata con grande cura nel dettaglio. 4 punti vendita e più di 10.000 metri quadrati costantemente rinnovati, accoglienti, funzionali e con ampio parcheggio. Midasport. Moda e sport sempre al top. Ad Arzano, Pozzuoli, Pompei ed Avellino. Ti aspettiamo! Saldi anticipati con straordinari sconti fino al 50%. Da Euronics Group Tufano fino al 15 luglio il Black Friday d'estate continua! Huawei smartphone P40 Lite e tuo a 169 euro. In più, puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a gennaio 2021. A grande richiesta inauguriamo un nuovo store a Salerno. Cosa aspetti? Vieni a trovarci! Nei nostri store siamo al tuo servizio in tutta sicurezza. Euronics Gruppo Tufano. Stark di TechMade, l'innovazione che aspettavi. Tante fantastiche funzioni e in più il cardio test e l'esclusiva Take a Selfie per personalizzare lo smartwatch con il tuo watch face preferito. TechMade, sempre un passo avanti. Scarica gratuitamente l'app Eufarma. Puoi prenotare i tuoi farmaci e ritirarli senza attese. Restare aggiornato sulle iniziative e le offerte a te dedicate. Partecipare al nostro concorso raccogliendo i punti. E chattare con la tua farmacia preferita. Eufarma. Farmacie differenti. Per superare questo periodo particolare dobbiamo ridurre al massimo tutti gli importi delle rate che paghiamo ogni mese. E puoi farlo con il prestito Sagifin. Puoi ottenere 30.000 euro con un TAEG del 3,92% e puoi pagarlo con una rata di 302 euro in 120 mesi. Fai la scelta giusta. Chiama Sagifin allo 081 28 50 23. Sagifin, da oltre 20 anni al tuo fianco. Per il vostro nuovo arredamento volete qualità? E anche convenienza? Beh, allora qui ci vuole Civella Arredamenti! Solo qui troverete le più belle soluzioni d'arredo. E la migliore qualità del settore! E grazie a due sedie espositive la scelta è veramente ampia. E qui troverete sicuramente il vostro nuovo arredo. E se acquistate adesso, questa è la promozione del momento. Acquista una cucina completa di 4 elettrodomestici. La lavastoviglie e il piano cottura sono in regalo. E poi, finanziamento in 24 mesi a interessi zero sulla merce in esposizione, trasporto e montaggio in omaggio e finanziamento fino a 5.000 euro senza busta paga. Con questa promozione noi abbiamo già acquistato e voi? Fidatevi del consiglio, qui da Cirella Arredamenti la convenienza e la qualità sono di casa. Cirella Arredamenti a Ponticelli, in via Argine 755 e in via Charlie Chaplin 11. Ed anche su www.cirellaarredamenti.it. E noi ci troverete qui! Cirella Arredamenti. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Trio Carbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Trio Carbone Gas Control. Da Pulpharma in farmacia. Pharma in farmacia. Pharma in farmacia. Seconda parte di Supersport 21, allora andiamo a leggere un po' i vostri commenti che arrivano sulla nostra pagina social di Instagram, quella ufficiale di Canale 21. La domanda è
Osimhen, manca l'ufficialità, secondo voi è da Napoli? Andiamo a leggere. Tecno Mariner scrive: speriamo che non sia come il cileno, immaginiamo sia Vargas. Marco invece dice: se fosse l'ennesimo mezzo flop, Luciano Santa Croce, non credo, speriamo, mi sbagli. E poi saluti dalla Repubblica Dominicana, mi fanno i complimenti, grazie. Salvatore Latte: no, preferisco Cavani e basta. E poi Salvo Mastro dice: se Gattuso lo fa adattare bene, tra 6 e 7 varrà 110-120 milioni. E poi Giorgio scrive: è un buon calciatore, frumenti a parte. Poi Pep Carr: è un azzardo spendere 80 milioni per un ragazzo di 20 anni che ha fatto bene, ma in un campionato molto più facile del nostro, speriamo bene. Io avrei preso con Petagna e Mertens Giovanni Simeone. Poi ancora: ma secondo voi di Campania Sport è forte o no? Ci scrive Massimo Rossi. Invece Vincenzo Pascale dice: speriamo che dicono tutti di no, o almeno la maggior parte, porta bene, perché Cavani e Lavezzi insegnano, per non parlare di Mertens. Dunque bisogna essere un po' scettici, no Umberto, per portare fortuna. Però io ho delle sensazioni molto positive su questo calciatore, ti dico proprio la verità, sono molto ma molto positivo, sono convinto che... Ma guarda, anche io ho buone sensazioni, sinceramente. Non credo che il Napoli abbia toppato l'acquisto, d'altronde l'hanno studiato bene, hanno uno scouting che lavora. Ma secondo te è stata una richiesta esplicita di Gattuso questa? Avallata 2000% da Gattuso, che ha parlato col giocatore di persona nella visita a Napoli e gli ha spiegato cosa vuole da lui. Non c'è dubbio che Gattuso è d'accordissimo. E allora parliamo di Bologna-Napoli, la prossima sfida del Napoli, delle ultime sei partite da giocare, la prima delle sei tappe che avvicineranno il Napoli alla partita più importante della stagione, gli ottavi di finale di Champions contro il Barcellona l'8 agosto. Ascoltiamo il nostro Claudio Cafarelli. Massimizzare quanto viene creato, e questo è l'obiettivo del Napoli in vista della sfida contro il Bologna. La lotta con Roma e Milan per un onorevole quinto posto si gioca punto su punto, ma Gattuso lavora anche in vista della Champions League. Dopo la ripartenza, il Napoli è con 11 gol fatti il peggior attacco tra le squadre in corsa per la Champions, un dato da migliorare per alimentare le speranze di passaggio del turno. L'occasione arriva contro il Bologna, squadra che subisce gol da 27 partite consecutive. Mihajlovic apporterà dei cambi rispetto all'ultima gara contro il Parma. Non ci sarà Bani, fermo per infortunio. Qualche dubbio in attacco con il ballottaggio delle due ali che supporteranno Barrow. Palacio e Orsolini gli indiziati a guadagnarsi il posto dal primo minuto. Nel Napoli invece altro turnover per dare spazio a tutti e distribuire al meglio le forze. Out Llorente e Younes, quest'ultimo per risentimento muscolare. A centrocampo dovrebbe tornare titolare Demme, con Fabian insidiato da Allan ed Elmas. Possibile chance per Manolas e Yusai, al posto di Maximovic e Mario Rui. In avanti soliti ballottaggi con Milik, Politano e Lozano che scalpitano per un posto dal primo minuto. Allora, Umberto, vediamola in grafica questa formazione, perché sarà ancora una volta turnover, ci saranno almeno penso un 6 cambi, no, rispetto alla partita contro il Milan, perché ecco, partiamo dalla porta. Secondo te giocherà Meret o nuovamente Ospina? Noi abbiamo messo Meret. Sì, gioca Meret con Yusai sicuro. Sì, abbiamo messo probabilmente al posto di Mario Rui. Torna Demme, torna Demme a centrocampo, mi pare giusto. Torna Demme a centrocampo. Torna Demme. Guarda, sono d'accordo sul turnover che proponi, perché nella rotazione Maximovic ne ha fatte due di fila, Mario Rui tre di fila, quindi questa è la difesa più probabile. A centrocampo tra Zielinski e Fabian non so chi esce, forse Fabian. Abbiamo messo Elmas. Elmas. Elmas gioca, non so al posto di chi dei due. No, al posto di Fabian. Sì, perché l'ultimo a riposare è stato Zielinski. Milik. E Demme al posto di Robot, che ci sta. Insigne gioca, Politano? Beh, Politano, e in avanti tu dici Milik. Ecco, il mio unico dubbio è Milik. No, Milik è un ballottaggio, abbiamo messo Mertens tra parentesi. Ma è il mio unico dubbio. Allora, condivido pienamente la formazione che avete ipotizzato. Il mio unico dubbio è Milik, perché l'atteggiamento di Milik secondo me non sta piacendo a Gattuso, come non sta piacendo a me o a molti dei napoletani. Svogliato, svagato, distratto. E allora io, per quel poco che conosco Gattuso, so che lui
i calciatori che non si impegnano al 1000 per 1000 o che non danno il 1000 per 1000, non voglio accusare nessuno, tantomeno Milik, che è un ragazzo adorabile, però Gattuso non li premia, e allora potrebbe darsi, tra l'altro Mertens è stato il migliore in campo, però nella logica del turnover ci sta che potrebbe avvicendarlo. Allora, ascoltiamo anche le parole di Siniša Mihajlović e poi analizziamo anche la formazione del Bologna. Due dati contraddittori, 27 gare con gol preso eppure decimi in classifica, quindi una buona classifica. Quindi la domanda è, sono più i valori di forza della squadra o quelli di fragilità? Ma noi sappiamo che dobbiamo migliorare, dobbiamo migliorare nel prendere meno gol, ma dobbiamo migliorare anche di farli più, perché è vero che 27 partite abbiamo preso gol, ma è anche vero che abbiamo fatto pochi per quello che abbiamo creato, perciò sicuramente quella classifica, nonostante abbiamo preso gol per 27 giornate, poteva essere migliore se avessimo sfruttato metà delle occasioni che creiamo durante le partite. Perciò la mentalità è quella giusta, naturalmente a nessuno fa piacere prendere gol per 27 partite, primo per me, però anche lo stesso i ragazzi. Però sicuramente sono due aspetti su quali dobbiamo migliorare, se vogliamo fare un ulteriore salto di qualità dobbiamo cercare di prendere meno gol e cercare di farli di più, perciò vediamo se riusciamo fuori con questi giocatori qua o bisogna comunque per l'anno prossimo anche qualche rinforzo che ci può dare certe garanzie o più garanzie. Beh, sicuramente noi non abbiamo una prima punta a parte Santander, no? Non avendo prima punta cerchi di trovare le soluzioni, cioè, i giocatori sono interscambiabili, Palacio non è prima punta, può giocare prima punta, può giocare esterno, lo stesso Baro, ogni tanto mettiamo là Sansone e poi spostiamo Baro là, perciò, però sicuramente ci manca, noi abbiamo preso Baro dicendo che può fare prima punta, magari lo può anche fare, però ci vuole un po' di tempo per lavorarci, adesso purtroppo non abbiamo tempo per lavorare individualmente su un giocatore, cioè quello che ci ha fatto vedere è sicuramente un giocatore che ci dà molto di più quando parte dagli esterni, quando vede la porta in faccia e quando c'è lo spazio, quando gioca con la faccia rivolta contrario alla porta, diciamo con la schiena verso la porta, rende molto meno. Queste le parole di Mihajlović. Allora Umberto, il dubbio è la punta, no? Cioè, fatto capire Mihajlović, non avendo Santander, giocherà senza dare punti di riferimento al Napoli. E è chiaro che con Manolas e Koulibaly forse si potrebbe andare lì in difficoltà, perché sia Palacio che Barrov non sono prime punte, dunque forse l'unica vera e propria difficoltà paradossalmente potrebbe essere questa di un Bologna che... Bologna un po' a due Scusate, facce. Ma avete messo Skovolsen? A me pare di aver letto, non vorrei sbagliarmi, che si è fatto male e che la sua stagione è finita, o mi sbaglio? Controlliamo bene questa cosa. Non posso sbagliarmi come calciatore, mi è sembrato di aver letto che Skovolsen... Ora controllo. Analizziamo questa situazione, forse ci deve essere un errore della formazione. Umberto. Può darsi mi sbaglio io, quindi... Vabbè, comunque dicevamo, io non so chi gioca centravanti, se Musa Barrov o se gioca Palacio. In ogni caso sono centravanti di movimento, non sono centravanti di prime punte classiche, ma Napoli ci ha abituato a questo tipo di giocatori. Io credo che Palacio sia preferibile al Napoli rispetto a Musa Barrov, perché Musa Barrov in questo momento è un calciatore che si sta affermando, esplosivo, che ha colpi, pericoloso. Poi magari, dico questo, Palacio fa la partita della vita, come si fa a dirlo? Lo scopriremo solo vivendo. Io penso che Napoli vada a vincere a Bologna, sinceramente. Telefono, Francesco D'Avellino. Ciao Francesco, benvenuto a Supersport 21. Buonasera, grazie per avermi chiamato, cioè per avermi interpellato. Volevo parlare con il dottor Chiariello. Ma in relazione a quello che buonasera dottore, buonasera, in relazione a quello di cui si parlava prima, volevo dire
che Milik fa bene ad andarsene, visto che non vuole giocare più e vuole andarsene dai bianconeri. Poi dovremmo liberarci di Gulam, il quale ha avuto una serie di problemi. Ci dovremmo liberare di Politano e di Unas. Sarei d'accordo sull'acquisto di un De Paul, perché è un giocatore che ho apprezzato nel corso di quest'anno e anche dell'anno scorso. Quanto a Osimhen, mi domando e dico, considerato che ha avuto già 3 interventi al menisco, cosa che pare che un po' tutti ignorano, i medici del Napoli hanno visitato questo soggetto, o comunque hanno preso notizie mediche su questo soggetto prima di fare l'acquisto di 51 milioni, vale a dire 100 miliardi di vecchie lire. Cominciamo a stabilire che i contratti si ratificano dopo le visite mediche, quindi il giocatore sarà soggetto a visite mediche e il Napoli le fa molto accurate, quindi se ci dovesse essere inefficienza fisica di Osimhen salterebbe tutto. Io credo che il giocatore sia sano, poi non faccio il medico, non conosco bene le sue condizioni. Penso che se Napoli abbia corso questo rischio di spendere tanti soldi, abbia fatto le sue valutazioni. Comunque dovrà essere sottoposto a visite mediche e saranno molto accurate. Per quanto riguarda i desiderata del nostro amico telespettatore, Younes è probabile che vada via, Napoli non trova spazio. Politano non è pensabile che Napoli lo ha preso a gennaio a 25 milioni e lo venda subito, è difficilissimo. Come liberarsi di Gulam, a parte che è brutto dirlo perché è un giocatore che ha dato tanto e che è stato molto sfortunato, ma un contratto così pesante e viene da talmente tanta inattività che è quasi impossibile piazzarlo altrove. Il Napoli invece sta seguendo un'altra strada, fermo restando Mario Rui che dà grandi garanzie di rendimento, e finalmente a Napoli hanno capito che abbiamo un signor terzino perché godeva di pessima stampa, specialmente tra il pubblico. Il signor Gulam avrà il tempo di recuperare realmente l'efficienza fisica, perché a Mario Rui verrà affiancato probabilmente un under, e io sono sempre convinto che quel Karbownik polacco, talentino della nazionale polacca under 19, sia sempre nel mio del Napoli. Quindi il Napoli affiancherà a questi due un terzino che possa aiutarli entrambi, e Gulam rimarrà, secondo me. Roberto, comunque volevo dirti che Skov Olsen sarà in campo, lo ha dichiarato. Ah no, allora c'è un giocatore che si è infortunato, vediamo chi è. Ti sei un attimino confuso, no, forse. No, ti ho detto che non ero sicuro, okay. Infatti ho detto... Però leggiamo anche il calendario di Serie A, perché sono arrivati anche gli orari, le prossime date, no? Le date del 25 luglio, Napoli-Sassuolo si giocherà sabato alle 21.45, mentre poi la 37esima giornata, martedì 28 luglio alle 21.45 si giocherà Inter-Napoli. Tutte e due alle 21.45. Tutte e due alle 21.45. Scusami, è l'ultima, la Lazio hanno deciso? Non l'hanno decisa, forse la decideranno poi successivamente, ma credo in linea di massima dovrà giocarsi, credo, il 2. Il Napoli finora non ha quasi mai anticipato, ha fatto sempre domenica, mercoledì. Questo è uno dei pochi casi, purtroppo l'anticipo al sabato e al martedì. Quindi Campania Sport andrà in onda sia sabato che domenica, credo, suppongo, no? Sabato, domenica e martedì. Sabato, domenica e martedì. Quindi tre in quattro giorni. Il quarto giorno è coperto da Il Bello del Calcio. È una programmazione. Sei tu che ti riposi, perché riprendi il mercoledì. Un po' di riposo non guasta. No, vabbè, il lunedì pure lo fai, però. Andiamo al telefono, altra telefonata, Tony da Procida. Ciao Tony. Ciao, buonasera, complimenti alla trasmissione, sono un vostro abitué. Grazie, sono il dottor Chiarillo. Potrei fare una considerazione con il dottor Chiarillo, cortesemente? Prego. Dica. Signor Chiarillo, io mi domando e dico, è necessario spendere tutti questi soldi per questo ragazzo Osimhen, che non ha molta esperienza, si parla addirittura di 60-70 milioni di euro, dove noi potevamo prendere un Bellotti del Torino, per non dire di Immobile che sta avendo problemi con la tifoseria laziale. Ma vedo un mercato in Napoli troppo
sconvolto in negativo, troppo, non si pensa di sostituire un Mario Rui che non può fare tutte le partite, perché Gulam non riprenderà sicuramente al 100%. Poi prendiamo Politano, che diciamo a Napoli è un trick track senza botto. Beh, ma spendere tanti soldi per Politano, dove abbiamo un'alternativa che è Caleon, di rinnovare, lui non vuole rinnovare, i soldi per Politano si pagava Caleon e dietro a Caleon si teneva Malquit, che è un esterno alto. Poi abbiamo l'eterna promessa, questo Peter Pan di Zerischi, ma è mai possibile? Un Lobotka che si è fa un tempo, è meglio riportare il centrocampo e prendere Belotti e un terzino sinistro, ma non questo Cimei, che poi deve fare, tra parentesi, la Coppa d'Africa, anche questo è un altro problema. Che ce ne facciamo di questo? Grazie Tony, grazie. Prego, grazie. Prego Umberto. A me i disfattisti mi fanno morire, guarda, te lo giuro. Perché a Napoli ci dobbiamo mettere, però d'accordo, dobbiamo fare una riunione, prendere il cervello, fare una riunione di condominio, ognuno di noi con il proprio cervello, e poi fa una delibera. Se De Laurentiis non spende, pappo, e tu non spendi, pappo, a Cattivato, a Napoli è un continuo, se non spende. Se spende e ti ha dei soldi, se la forte lo davano a noi. Cioè ci sono dei refrain che si ripetono da una parte e dall'altra. Ma ci vogliamo mettere d'accordo? Allora cerchiamo di capirci. Immobile è un 90, c'ha 30 anni. C'ha 30 anni. Se il Napoli vuole costruire una squadra per il futuro, può ripartire da un centravanti di 30 anni? Belotti ne ha già 27 e non mi pare questo fuori classe. È un buonissimo attaccante, ma ti fa fare il salto di qualità. Hai già preso Petagna. Belotti, Petagna. Puoi fare il cambio, un po' meglio Belotti. Osimhen è una scommessa troppo più grande, perché il Napoli o ha preso la bufala esagerata e ha buttato una paccata di soldi, o ha preso un centravanti tipo Haaland che nei prossimi anni spacca il mercato, spacca, certo, spacca il campionato, d'accordo. Cioè diventa Drogba. Cioè il Napoli ha mirato in alto a fare il salto di qualità, e il salto di qualità lo fai solo prendendo questo tipo di giocatori, ma devi rischiare qualcosa. Ma con Belotti dove andiamo? Vinci il campionato con Belotti. Ma se Osimhen diventa Drogba, lo puoi vincere il campionato. Cavani, quando è arrivato, tutti a dire, ma chi è sto Cavani? Lo fischiano a Palermo, oggi lo rimpiangiamo tutti. Anche con Mertens, allora, prima, anche con Mertens. Prima, allora, Lobotka non è buono, e quest'altro non è buono. Poi sento dire, ma qui c'è un esterno alto. Ma dove? In quale posto del mondo ha giocato esterno alto? Yeah. È un terzino. Diamo spazio ad altri telespettatori, c'è Paolino che ci chiama da Palma Campania. Ciao, buonasera. Ciao, senti, posso fare una domanda che esce un po' fuori dalla scaletta o mi devo attenere alla... No, alla... La puoi fare, però... Ne parliamo di calcio. No, volevo parlare di una cosa riguarda, mi volevo appellare proprio alla cosa che è capitato al procuratore del... dell'Atalanta riguardo alla frase razzista, questa cosa qua volevo... Il team manager, lo puoi dire, certo, parliamone. Il manager, sì. Allora, io volevo fare la domanda a tutti e due, però specifica a Umberto Chiarillo, perché so che è anche professore e quindi possiamo... No, io non so questa domanda, questa domanda. No, so che, è veramente, no, che è professore dell'università, io so. No. Ho fatto per due anni, no, perché sì, va bene. Comunque, allora, la domanda era questa. Allora, a Roma per i romani siamo colerosi e ci vogliono, siamo colerosi. A Milano, a Torino ci vogliono lavare con il fuoco. Sì, Atalanta, a Bergamo siamo terroni. Allora, io voglio fare questa domanda. Cioè, perché a mezza Italia noi siamo così odiati? Per quale motivo? Io ancora... Ho 37 anni, ancora ho capito perché siamo così odiati per mezza Italia, perché non paghiamo le tasse, perché invidia, non lo so, lei che pensiero si fa su questa cosa? Ma io credo che il pensiero di tantissime persone che stanno a Napoli, ma non solo a Napoli, cosa ne pensa di questa cosa? Qual è il motivo, ci vogliono bruciare, siamo colerosi, razzisti, non so per quale motivo siamo odiati da mezza Italia. Grazie Paolino. Grazie. Sai che hai fatto una domanda alla quale io non so rispondere, che veramente mi mette in difficoltà. Io mi sono fatto questa idea.
non riguarda, Napoli è un emblema, se uno rispondi da professore, dalla... da professore di sociologia, va, ecco. Esattamente, in questo caso bisogna usare veramente la sociologia. Allora, se facci caso, se un calabrese va a Milano, non gli dicono sei di Cosenza o di Catanzaro o di Reggio Calabria, sei calabrese, perché non c'è un'identificazione. Invece un abitante di Vallo del Diano o del Sannio è napoletano. Napoli identifica tutti, sotto la voce Napoli ci sono tutti i campani e spesso tutti i meridionali. Perché questo dico? Perché in realtà il problema è molto più grave e molto più profondo. È lo stesso problema che c'è stato negli Stati Uniti, tra gli stati del nord e gli stati del sud, e quando c'è stata la guerra civile e il tentativo secessionista. Cioè, ci sono delle zone d'Italia ricche, del cuore pulsante dell'Europa, che ritengono che noi siamo mangiapane a tradimento, che non abbiamo voglia di lavorare, che siamo sporchi, perché la monnezza di Napoli ha fatto il giro del mondo, che siamo camorristi, mafiosi, 'ndranghetosi e quindi malavitosi. C'è un modo di vedere il meridionale come un essere inferiore, cattivo, sporco, fetente, e questo è entrato nell'immaginario collettivo della Italia del Nord produttiva. La voce, la parola terrone è per dire essere inferiore. Questa mentalità bisogna assolutamente sradicarla, perché sono passati troppi anni dalla rivoluzione industriale degli anni 60, quando al nord, a Torino, alla Fiat, gli abitanti del sud andavano per emigrazione a lavorare al nord, non si fitta i meridionali. Questa cosa ancora oggi non ci sarà più, questo non si fitta ai meridionali, ma mentalmente non è cambiato praticamente niente. E te lo dice uno che a Milano gli hanno fatto un complimento razzista talmente grave che io non ho reagito, perché mi sono mantenuto, ma gli avrei dato uno schiaffo a chi mi ha fatto il complimento, perché mi ha detto: ah, però sei bravo, ma veramente sei uno organizzato, non sembri neanche napoletano. Capisci a che arriviamo? Mi è stato detto anche a me qualche volta, questa... Infatti tu non sei Napoli, tu sei di Santa Maria Capovedi, dove sei? Io sono di Fuorigrotto, sono nato fuori allo stadio, cioè le partite fuori ai distinti, ma tu che ne sai, dai? Sei nato a Fuorigrotto? A Fuorigrotto sono nato, giocavo le partite fuori ai distinti come gli scugnizzi napoletani. Stavo scherzando, perché ora stai un po' fuori Napoli e quindi ci scherzavo sopra. Però tu sei nato a Fuorigrotta? No, sono nato a Fuorigrotta. Giocavo le partite fuori ai distinti col Super Santos e con le porte fatte con i giubbini. Io invece sono nato in clinica a Posillipo, ma abitava la mia famiglia al Vomero, quindi vomerese di nascita. Salvatore da Ponticelli. Vita, Salvatore, sei di Ponticelli? Salvatore da Ponticelli. Buonasera Manuel, buonasera signor Chiariello, buonasera. Buonasera. Salve, salve. Tu sei di Ponticelli originario? Sì, sono proprio di Ponticelli originario. Abbassa un po' il volume del televisore, grazie. Sì, scusami, subito. Io amo molto Napoli Est, vado a giocare a tennis a Napoli Est. Grazie Chiarino. Ho grandi amici a Napoli Est, cioè a San Giovanni a Tenduccio, molto... San Giorgio, Portici. Vai Salvatore. Ok. Prima cosa, buonasera, mi ha fatto piacere che ho preso la linea con voi. Ragazzi, vi vorrei chiedere una cosa. Esco un poco fuori dagli schemi, mi prendo un attimo soltanto, perché vorrei una risposta da voi, se è possibile. Parla, Salvatore, ti ascoltiamo. Allora, vorrei parlare di un programma. Io ho 55 anni, forse abbiamo quasi la stessa età io e il signor Chiariello. E sono cresciuto con Canale 21, perché era una delle prime canali liberi di Napoli per lo sport. No, d'Italia. Addirittura, mi fa ancora più piacere, mi ha dato un'altra notizia, d'Italia. Allora sono cresciuto con Canale 21 e tutti i lunedì, diciamo, vedo i vostri programmi, tutti sportivi, però un po' premetto, dico una cosa, non faccio nome, però voi sicuramente capirete. Io vedo i programmi di tutti i lunedì a Canale 21 e anche sul lavoro ne parliamo e discutiamo di quello che avete detto, perché mi piace. Però quest'anno avete messo
una persona, e parla per me e anche dei miei amici, che dobbiamo girare canale perché non ce la facciamo, che lui parla sempre, ha sempre ragione, scusatemi una parola, rangulla tutto quanto. Cioè, perché avete fatto questa scelta? Solo questo vorrei chiedere. Credemi, avete capito di chi sto parlando. Sì. Allora, Umberto, scusami, perdonami, grazie. Umberto, ascoltami, Umberto, ascoltami, ascoltami. Abbiamo tre servizi da lanciare della serie. Io vado subito alla risposta rapida. Noi non parliamo del bello del calcio, ma voglio chiarire che il bello del calcio è una coproduzione tra Canale 21 e una produzione privata, che è con un programma condotto da un grandissimo giornalista, direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, la brava Camilla Mercuri, fanno delle scelte loro di programmazione nella loro libertà. Se non vi piacciono gli ospiti, il telecomando è sovrano. Però poi i dati d'ascolto dicono che vi arrabbiate, ma ve lo vedete e continuate a vederlo. E allora passiamo alla Serie B, perché facciamo il punto, il focus, partiamo dalla Juve Stabia, punto prezioso contro il Frosinone. Ascoltiamo Rossella Fusco. Conquista un punto prezioso la Juve Stabia contro il Frosinone di Alessandro Nesta, 2-2 il punteggio finale in un match che vede le Vespe andare subito in vantaggio con Mallamo al quarto minuto. Reagisce il Frosinone con la punizione di Ciano al nono minuto di gioco, si stampa sul palo e Brighenti ribadisce in rete. Allo scadere del primo tempo Forte va a rete, ma l'arbitro annulla il gol per fuorigioco. L'attaccante gialloblu firma però il suo 16° gol stagionale nella ripresa al 57° svettando di testa sulla punizione di Calò. Sembra una gara infinita per le Vespe e il Frosinone non molla la presa. Al 75° Dionisi fissa il risultato sulla definitiva parità, trasformando il rigore dato per il fallo di Tonucci su Ardemagni. È 2-2, punto che soddisfa poco i padroni di casa, punto importante invece per la squadra di Caserta, ma la società prende posizione sulle vicende arbitrali, non parla il mister in conferenza stampa ed è duro il commento di Improta. Ci sono stati degli episodi che hanno condizionato il risultato. Mi dispiace per il signor Marini, che l'ho sempre considerato un arbitro all'altezza. Certamente questa sera, forse non era in serata, ha commesso qualche errore, è sotto gli occhi di tutti. Ci dispiace perché gli sforzi che produce Caserta e i suoi ragazzi poi vengono vanificati da queste decisioni clamorose che, non so, anche diciamo gli arbitri di primo pelo forse non avrebbero commesso questi errori. Dalla Juve Stabia, la Salernitana, 4 gol alla Reghi contro il Cittadella e adesso si sognano nuovamente i playoff. Ascoltiamo sempre Rossella Fusco. Cala il poker, la Salernitana di Ventura alla Reghi contro il Cittadella. I Granata conquistano 3 punti che li riportano in zona playoff. I padroni di casa vanno in vantaggio al 14°. Di Tacchio impatta il pallone di testa e colpisce il palo. Sulla ribattuta il più lesto ad arrivare sulla sfera è Gondo, che deposita agevolmente in rete. Al 32° raddoppia la Salernitana con la rovesciata da manuale di Cristiano Lombardi. La gara è vivace e il Cittadella dimostra di non volersi arrendere. Al 37° arriva infatti il gol di testa di Gargiulo, che accorcia le distanze. Sarà il gol della speranza infranta, perché la Salernitana vuole rimettere le cose in chiaro e il 3-1 arriva al 62° con il rigore di Cicerelli, che aveva subito il fallo in area da Gargiulo, parato e poi ribadito in rete da Lombardi, che firma così la doppietta. Il gran finale è di Chine, autore all'84° della rete del definitivo 4-1. Neanche il rigore per il Cittadella allo scadere cambia le cose. Mikai Para, la squadra di Ventura sale a quota 50 punti in classifica. E chiudiamo con il Benevento, sconfitto a Trapani, ancora la firma di Rossella Fusco. Torna sconfitto il Benevento dalla trasferta di Trapani, 2-0 per i padroni di casa, dopo che mister Inzaghi cambia tanto la squadra promossa in A con largo anticipo. La formazione è rivoluzionata, Inzaghi passa al 4-4-2, schiera subito i giovani Basit e Di Serio. Il Trapani invece cerca punti salvezza e gioca con altra determinazione. I siciliani trovano il vantaggio al 35° sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Pagliarulo, che sfoggia un tiro di destro da centro area. È il
gol che galvanizza il Trapani e il raddoppio arriva al 73esimo, porta la firma di Koulibaly, il quale sfrutta di piatto destro un'ottima trama fra Pettinari e Dalmonte e porta la propria squadra sul 2-0. Escono sconfitti i Sanniti in una serata rovinata per Pippo Inzaghi, che vuole eguagliare quanto fece l'Ascoli nel 1978, mancano 10 punti in 4 partite. Allora abbiamo un minuto per commentare la classifica. Umberto, mi affido alla tua grande capacità di sintesi. La Juve sta in una situazione veramente critica, questo segnale di vita, seppur tra molte polemiche, è importantissimo. La Salernitana si rialza, ma non so quanto possa partecipare realmente alla corsa per la Serie A e se lo voglia fare. Io sono sempre scettico. E il Benevento ha mollato i pappafici, certo, perché ormai le motivazioni nel calcio sono, se non tutto, quasi. Grazie a Umberto Chiarello per essere stato con noi a Supersport 21. Buona serata Manuel, buona serata ai nostri telespettatori. Mi raccomando, ci attendono tante serate insieme. Tante serate a partire da domani, perché ci sarà il pre e il post gara di Bologna-Napoli, dunque restate con noi, continuate a seguirci, ma continuate a seguirci soprattutto perché subito dopo c'è Insieme Show. Ciao! Supersport 21 è stato presentato da Concorso VIT ti premia. Mida Sport, moda e sport sempre al top, ad Arzano, Pozzuoli, Pompei e Avellino.